Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati anche oggi con il nostro appuntamento. Oggi il titolo non promette niente di buono, effettivamente non sembra che lo stesso brilli in ottimismo. Però a me, come ben sapete, se mi seguite, piace guardare i numeri. Piace guardare i numeri soprattutto per evitare che false promesse o fuochi d'artificio, come li chiamo io, in termini di redditività e convenienza negli investimenti immobiliari, condizionino il mercato e creino soprattutto false aspettative. Allora, il mattone che tradisce. Noi italiani soprattutto da sempre si è legati alla convinzione che l'acquisto delle case sia sicuramente un investimento conveniente, però soprattutto negli ultimi due lustri, nell'ultimo decennio, dati alla mano, dati che riporterò, come dico sempre, nei commenti, nella descrizione, nei commenti di questo video, mi dimostrano l'esatto contrario. Spesso c'è la tendenza da parte di soprattutto di chi propone investimenti immobiliari di fare analisi a breve termine, quando sappiamo che l'investimento immobiliare per eccellenza è un investimento immobiliare che va valutato nel medio e lungo termine. E quindi ci troviamo di fronte a situazioni ben diverse. Se valutiamo l'investimento immobiliare, l'andamento dei prezzi degli immobili negli ultimi 2-3 anni, oppure se noi guardiamo lo stesso in uno spazio temporale di 10 anni, cioè nell'ultimo decennio. Allora, tendenzialmente nel mondo e in Italia sappiate che negli ultimi 10 anni i prezzi degli immobili sono diminuiti, ma sono diminuiti anche pesantemente, fino al 40%. Poi dipende da città a città, paese, però mediamente in Italia e nel mondo il prezzo degli immobili è diminuito ovunque e pesantemente negli ultimi 10 anni. Ultimi 10 anni intendo dal 2009 più o meno, anche perché insomma da quel momento in poi noi abbiamo visto tutti e sotto gli occhi di tutti una diminuzione anche nel volume delle vendite. E ciò che invece è successo negli ultimi 2-3 anni è cosa ben diversa, è cosa ben diversa sia in Italia e sia nel mondo. Anche qua è importante, ma veramente importante, guardare i dati, ma non i dati che dico io. Io non faccio altro che riportare dei numeri che fonti, come dico sempre, ben più autorevoli di me riportano nell'estrapolazione, la valutazione dell'andamento prezzi degli ultimi, appunto, o 10 anni o 2-3 anni. Allora, anche qui è importante sottolineare che c'è la possibilità, e non lo farò in questo video, di valutare città per città, anche quartiere per quartiere, non solo paese, e quindi anche questo permettere a tacere chi per magari consigliare o giustificare prodotti trattati, paesi trattati, sostiene che i dati non sono autorevoli, sono dei dati medi, eccetera. E questo è vero in parte, nel senso che esistono anche i dati precisi, in taluni casi sono estremamente negativi. Allora, cosa succede in Italia? In Italia negli ultimi 10 anni praticamente tutte le maggiori città hanno perso valore, il prezzo degli immobili, e fino, come dicevo, al 40%. L'unica che nella valutazione decennale ha sostanzialmente tenuto abbastanza, cioè ha perso meno su base, ripeto, 10 anni, è Milano. Milano, anche in altri video l'ho detto chiaramente, sta avendo una crescita negli ultimi anni pazzesca. E se invece noi valutiamo l'andamento prezzi negli ultimi 2-3 anni,
Milano appunto ha avuto una crescita pazzesca, però tutte le altre città d'Italia non l'hanno avuto. E quindi anche questo è un dato da considerare. Da considerare poi anche cosa è successo nel resto del mondo. Nel resto del mondo per gli italiani rappresentava spesso un Eldorado, no? Qualcuno dipingeva l'investimento immobiliare all'estero come la panacea o la risoluzione di tutti i mali del settore immobiliare italiano. Allora, cosa è successo all'estero? Anche qua dipende, ci sono sia valutazioni degli ultimi 10 anni e sia valutazioni degli ultimi 2-3 anni. Alcuni esempi, per esempio New York sta soffrendo abbastanza, e nonostante ciò il volume delle compravendite rimane discreto e buono, anche perché, come detto in altri video, tutto sommato l'investimento immobiliare a New York rappresenta un investimento immobiliare safe, nel senso sicuro, una sorta di cassaforte, un luogo dove eventualmente mettere i propri quattrini, sapendo che a lungo termine gli stessi mi daranno soddisfazione e redditività. E nel Regno Unito e a Londra in particolare, per esempio, siamo stati tutti testimoni, insomma, di un andamento incerto negli ultimi anni a seguito di Brexit. Un andamento incerto che di fatto negli ultimi anni ha visto crescite minori dei prezzi, oppure perdite in taluni casi, leggere perdite, però su base decennale ancora siamo in attivo. Parigi quella capitale ha avuto questa differenza appunto tra 10 anni in base decennale e ultimi anni. Il resto delle capitali d'Europa ha avuto un risveglio interessante negli ultimi anni, e su base decennale anche quelle sono in perdita. Inutile parlare di Dubai, ne ho per esempio parlato in molti video. Siamo a prezzi inferiori del 40% rispetto per esempio al picco del 2014, e quindi ricordate sempre, prima di dare per scontato ciò che vi viene detto, di analizzare e valutare questi dati che sicuramente non rappresentano certezze per il futuro, però perlomeno mi permettono di fare delle considerazioni, soprattutto sulla bontà di ciò che mi viene detto e promesso da chi mi propone l'investimento immobiliare. E nel senso che troppa enfasi, troppe certezze, troppe sicurezze o rendimenti da capogiro sono ovviamente da guardare con estrema diffidenza. Quindi, ricapitolando, sostanzialmente in Italia e nel mondo, su base decennale gli immobili hanno perso valore, e mentre in taluni casi negli ultimi 2-3 anni hanno avuto rendimenti, aumenti di valore interessanti. E tutto ciò cosa mi permette di decidere, di pensare e di valutare? Secondo me mi obbliga in qualità di investitore, in primis in qualità di consulente, però anche di investitore, di valutare con calma e nelle fonti giuste le notizie, e quindi diffidare di chi mi fa promesse da capogiro con certezze e quant'altro, e ahimè smontare una volta per tutte la certezza che l'investimento immobiliare sia sicuramente un investimento destinato a darmi redditività. Ricordate,
è un investimento e come tale presenta rischi e soprattutto non va valutato in uno spazio temporale breve, nel breve periodo, ma piuttosto nel medio, se non nel lungo. Spero anche oggi, come dico sempre, di avervi dato uno spunto di riflessione, niente di più. Vi invito a leggervi le notizie dei link che riporterò e vi invito a seguirmi ancora nei prossimi video. Nuovamente grazie a tutti voi. Ciao!